Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Scatta l'allarme rosso per Canale 5, quel focolaio non fa presagire nulla di buono. Il programma rischia il disastro se non corre ai ripari immediatamente. Cosa succederà da adesso in poi? Si torna a camo all'inizio? Questa non ci voleva. Focolaio a Canale 5 e ormai, quando diciamo questa parola, purtroppo sappiamo tutti a cosa ci riferiamo. Pensavamo che fosse finita e invece ancora no. Dopo questa notizia ovviamente è scattato l'allarme rosso in casa Mediaset. Il programma rischia il disastro, non si sa cosa succederà adesso, anche perché se si fermerà tutto, scoppierà nuovamente il caos. Veramente questa notizia non ci voleva, appunto, soprattutto perché pensavamo che la frase tanto urlata, andrà tutto bene, potesse essere finalmente confermata. Invece no, anche se ormai viviamo tutti liberamente, pare che non possiamo ancora abbassare la guardia. Se ci sarà un altro slittamento, sarebbe un male per il palinsesto Mediaset, il quale potrebbe chiudere i battenti in rosso, in questa stagione. Il caos a Canale 5. Questo messaggio di allarme potrebbe riguardare qualunque programma attualmente in corso, anche perché Canale 5 ha un palinsesto molto ampio, spaziamo da Verissimo, ad Amici di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Pomeriggio 5, L'Isola dei Famosi, il TG5 e così via. Sta di fatto che per ogni programma del palinsesto, sarebbe una tragedia questo focolare, in quanto scatterebbe l'allarme rosso ovunque e le conseguenze di questa notizia ce le ricordiamo tutti, vorrebbe dire sospensione del programma, quarantena, slittamento delle registrazioni e così via. Veramente ognuno di noi non ne può più, vorremmo tornare alle nostre vite, a prima di quel maledetto febbraio 2020. Da quel giorno il mondo si è fermato e anche se cerchiamo di andare avanti, il ricordo di quei momenti terribili e di tutte quelle perdite innocenti ce lo porteremo con noi per tutta la vita. Allarme rosso per Canale 5, questa non ci voleva. Di nuovo ci troviamo a parlare di focolaio, come avrete ben capito, stiamo parlando di nuovo di casi Covid, positivi in casa Mediaset, e allarme rosso per Canale 5. Il programma in questione che rischia il disastro è Amici di Maria De Filippi. Da voci molto insistenti, riportate poi sul sito di Dagospia, due concorrenti sono risultati positivi al Covid. Rischio slittamento per la semifinale prevista sabato 6 maggio. Ad essere stati contagiati, sarebbero, da quanto viene dichiarato dai rumors, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, i quali secondo l'esperto di gossip, Amedeo Venza, sarebbero positivi ma sarebbero comunque in buona salute. Per il momento né la De Filippi, né dai vertici di Mediaset questa notizia è stata confermata o smentita, quello che è certo è che se fosse vero, la finale di Amici di Maria De Filippi potrebbe nuovamente slittare a data da definirsi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.